Sono stati accolti con la musica, sono stati accolti in ampi locali, sono stati accolti anche dai più piccoli. Sono genitori e figli che ieri, 18 dicembre 2018, hanno partecipato al primo giorno dell'Open Day organizzato dall'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara, diretto dalla professoressa Gabriella Bruccoleri. Tra i vari presepi e gli addobbi natalizi, la scuola ha aperto le porte al territorio per far conoscere la propria offerta formativa incentrata sull'accudimento a più livelli, dalla scuola dell'infanzia alla primaria e alla secondaria di primo grado. A fare gli onori di casa è stata la stessa dirigente scolastica. È una scuola che accoglie i bisogni cognitivi, relazionali, emotivi e apprenditivi. È una scuola che fa alleanze con il territorio, che mette al centro la competenza, la cultura, l'attenzione a tutti e ciascuno nello spirito di inclusione e di alleanza con le famiglie e il territorio. La scuola oggi è in festa, ma ogni giorno la scuola accoglie per essere efficace ed efficiente rispetto ai bisogni di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, dei bambini dell'infanzia, dei bambini della primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Una scuola che oggi accoglie i genitori con la musica, con la poesia, con l'inclusione, con il laboratorio di cucina, che accoglie la scuola, che accoglie i genitori non mettendosi il vestito a festa, perché ogni giorno la scuola lavora esaltando in una dimensione di sinergie i linguaggi della mente e i linguaggi del corpo. Si è dato spazio alla musica, alla voce, al pianoforte e alla batteria. Il momento artistico è continuato con un coinvolgente spettacolo folcloristico messo in scena, con tanto di costumi a tema, dagli stessi alunni della scuola Guarino. Il gruppo folcloristico rappresenta uno dei vanti dell'istituto, concentrato nel dare peso sia alla formazione globale nel bagaglio culturale degli scolari, sia all'importanza delle radici storiche, tradizionali e culturali della nostra terra. Coinvolti anche i genitori, molti dei quali sono stati con gli smartphone spuntati sui piccoli per riprenderne i momenti salienti. Il pomeriggio è poi continuato presso l'aula magna dell'istituto di Via Basile, un momento di riunione tra direttivo scolastico, docenti, genitori e alunni. Il dirigente scolastico ha preso la parola scandendo i vari interventi degli scolari, sentita ad esempio l'esibizione del coro dei piccoli della scuola dell'infanzia. L'istituto diretto da Gabriella Bruccoleri è riuscito a organizzare l'evento grazie a una sinergica collaborazione tra direttivo, personale e famiglie. Fondamentale anche il ruolo dei docenti che ogni giorno si spendono con amore per i propri alunni e nella realizzazione di progetti destinati alla loro formazione. Il Guarino investa perché la nostra dirigente scolastica oggi ha messo in discussione, dimostrando quello che tutti insieme siamo in grado di fare. Io coordino un po' con le mie colleghe che si sono prodigate a dare tutto quello che si vede, di tutto e di più, ognuno con il proprio compito, ognuno nella propria importanza. Tutti abbiamo dato il massimo di quello che potevamo affinché questa bellissima giornata riuscisse. E per questo c'è l'impegno e tutto quello che ha voluto la nostra preside, che ci fa stare sull'attenzione. Tutti, ma attenti significa tutti pronti a lavorare. La mattina questa è una grande squadra che si mette sempre in movimento. Contenti si sono mostrati i genitori che hanno partecipato all'Open Day. Contenti anche gli studenti della scuola Guarino che si sentono coinvolti in varie attività e che possono contare sul sostegno dei docenti e del direttivo dell'istituto. La Guarino vanta anche una grande palestra, un laboratorio di scienze, un'aula informatica all'avanguardia e degli ampi spazi esterni. L'Open Day continua oggi con il secondo giorno, nel quale è previsto anche la messa in scena di un presepe vivente. Per ulteriori dettagli e particolari abbiamo realizzato altre interviste che andranno in onda nel corso della rubrica Andiamo a Scuola, dedicata al primo giorno dell'Open Day alla scuola Gaetano Guarino di Favara, in onda durante la programmazione di Sicilia TV.